Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Gli astronauti? Figure mitiche dei tempi moderni, uomini e donne selezionatissimi e super allenati. Sono al colmo della loro forma fisica e psicologica. Eppure, il nostro corpo è fatto per vivere sulla Terra. La nostra natura non ama l'assenza di gravità. La prima giornata si è un po' disturbati a livello del vestibolo. C'è un problema che avviene spesso, non grave, che non impedisce di lavorare. È poco gradevole come essere su una nave in alto mare. Si può scontare una situazione debolmente patologica. Ognuno l'avverte a modo suo, ma passa. Ad ogni modo, nel peggiore dei casi, passa dopo uno, due o tre giorni. I disturbi del vestibolo auricolare, cioè disturbi dell'equilibrio, provocano nausea ed altri malesseri. Michel Tognini li conosce bene perché è un astronauta veterano esperto sia dello shuttle che della stazione russa Mir. Lo stesso problema che si ha al decollo, questo male dello spazio si ripropone al rientro, c'è il mal di terra. È difficile ritrovare il proprio equilibrio, si cammina titubanti a piccoli passi, la testa è pesante. I muscoli del collo si sono indeboliti e quando si torna si sente che la testa è molto pesante. Al centro europeo degli astronauti a Colonia, Germania, l'Agenzia Spaziale Europea addestra i cosmonauti e poi li segue fin dentro la stazione spaziale. Ogni astronauta ha il suo medico di volo che lo segue da terra in contatto diretto dal centro operativo sanitario. Con scadenze settimanali posso parlare al telefono con Frank. Le nostre telefonate sono completamente riservate, nessuno può ascoltare la conversazione, così come resta confidenziale il rapporto tra il medico e il suo paziente. L'astronauta belga Frank De Vigny è stato l'ultimo europeo che ha volato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ha trascorso mesi in orbita, di cui due come comandante di bordo. Insieme ai cinque compagni di missione doveva svolgere un programma di routine in cui la medicina era onnipresente. Il cuore non ha bisogno di vincere la forza di gravità e pompare il sangue prima di tutto verso il cervello, che è l'organo più importante. Così, non dovendo fare questo sforzo, si rilassa, perde i suoi condizionamenti e ciò avviene anche per gli altri muscoli, visto che non bisogna starsene in piedi. Per stare in piedi ho bisogno che un centinaio di muscoli attivi mi impediscano di cadere. In assenza di gravità non avviene e i muscoli si rilassano. La muscolatura diventa pigra in assenza di gravità. Le contromisure sono ovvie: fare esercizio fisico con attrezzi adattati all'ambiente. Esistono macchine più efficaci? Gli astronauti perdono massa ossea e muscolare e presentano problemi cardiovascolari. Devono fare esercizio almeno 2 ore al giorno nello spazio e la cosa prende tempo. È un grande sforzo non particolarmente efficace. C'è quindi bisogno di nuovi sistemi di addestramento e la centrifuga sembra offrire la prospettiva di potersi allenare con risultati migliori. Questo apparecchio consente all'astronauta di esporsi ad una forza centrifuga che raggiunge i 3G e quindi permette di ristabilire una forza gravitazionale artificiale quasi normale. Si punta a miniaturizzare l'insieme per poter imbarcare tutto sulla stazione spaziale. Le ossa non sono organi dati una volta per tutte. Devono tenersi in efficienza con l'uso. Senza lo stress dell'impatto col terreno, per esempio camminando, le ossa finiscono per demineralizzarsi, ammalarsi con l'insorgenza dell'osteoporosi. L'osteoporosi degli astronauti preoccupa, ma è anche una manna per la ricerca della sua cura. Il processo di invecchiamento rapido delle ossa che avviene nello spazio fa degli astronauti delle cavie da laboratorio. I fluidi del corpo che sono spinti in basso dalla forza di gravità nello spazio finiscono sul volto, gonfiandolo e facendo ingrossare le guance. Gli effetti sono anche quelli sulla lingua, che percepisce sapori alterati. Gli astronauti, per alleviare questa cosa, tendono a salare molto gli alimenti. They tend to put more salt, for example, in their food.
Per gli eremiti dello spazio il cibo rappresenta molto. È una soddisfazione del palato, una pausa negli intensi programmi di lavoro, un relax psicologico. Quando gli astronauti assumono molto sale o anche sale in quantità normale, lo assorbono poi in un modo ancora sconosciuto. Quando mangiano patatine e sale, le loro ossa cominciano a degradarsi in modo per ora ignoto. Queste cose sono importanti per le applicazioni a terra. E poi c'è il nemico costante, le radiazioni. La stazione spaziale è relativamente protetta da una blindatura e l'osservazione delle eruzioni solari consente manovre protettive. Il problema si pone per i viaggi molto lunghi. Possono generare tumori veloci generalizzati. Le dosi letali sono facili da assumere nello spazio se si viaggia verso Marte senza protezioni. Sono dosi pericolose. All'interno della stazione spaziale c'è una specie di mummia fissata che è esposta alle radiazioni cosmiche. L'Istituto di Medicina Aerospaziale e l'Agenzia Spaziale Tedesca la gestiscono. La chiamano fantasma umano con ossa reali. Abbiamo così da anni uno scheletro, si chiama matrioska, ed ha organi equivalenti a quelli dell'uomo. Al suo interno ci sono migliaia di misuratori di radiazioni per i diversi tipi di radiazione che subisce, in modo tale che noi possiamo misurare subito l'esposizione alle radiazioni degli astronauti. Questo astronauta non è impazzito, si sta rilassando e cerca di rilassare gli altri 5 componenti dell'equipaggio. In volo bisogna sapersi dominare. All'AEC di Colonia ci si addestra su diversi aspetti. Prima di tutto si risolvono i conflitti con lo stesso metodo usato con gli equipaggi degli aerei, per esempio. Poi li si porta in montagna, su un terreno dove ogni astronauta è seguito da un istruttore che aumenta la dose di stress. Questa viene somministrata in funzione della resistenza dei candidati e, per esempio, se qualcuno è molto resistente, lo si stressa in modo corrispondente tutti i giorni. Chi resiste meno lo si stressa meno. Sono addestramenti che servono molto sul piano psicologico. Lo spazio è quindi un ambito privilegiato per fare ricerca medica? La medicina dello spazio sulla Terra sarà al centro della prossima puntata di Space.